tema che ho preparato, che ho pensato, un tema che riguarda il tempo pasquale, perché noi stiamo vivendo il tempo pasquale. Il tempo pasquale nella lettura, negli Atti degli Apostoli, soprattutto è lì che si vede quello che succede dopo la resurrezione di Cristo e dopo il dono degli Apostoli. È una vita nello Spirito Santo che ha dell'incredibile. La presenza dello Spirito Santo, dello Spirito di Dio, è continua, tant'è che gli Apostoli possono dire: lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso di mandare Paolo e Sila a predicare, ma lo Spirito Santo e noi, sembra che sia talmente così alla portata. Poi pregano, digiunano e lo Spirito crea questa vitalità nella Chiesa straordinaria. Pensate, Pietro era uno che aveva paura anche della sua ombra, riceve lo Spirito Santo e va a predicare, si convertono 3.000 persone. Quindi la Chiesa dei primi tempi è decisamente connotata dalla presenza dello Spirito Santo. E siccome nel nostro statuto, che è lo statuto poi della Chiesa, intendiamo, ci dice che noi desideriamo rivivere in qualche maniera il miracolo della Chiesa dei primi anni, dobbiamo essere consapevoli che questo miracolo è opera dello Spirito Santo. E quindi il tema di questi quattro giorni, questo è l'ultimo, è stato l'invocazione allo Spirito Santo. Ora, questa invocazione io l'ho trattata secondo tutti gli attributi, tutti gli aggettivi che vengono dati dalla scrittura e dalla tradizione allo Spirito Santo, perché non è sufficiente dire vieni Santo Spirito. Dobbiamo sapere che cosa fa lo Spirito, dobbiamo sapere chi invochiamo. Quando tu inviti uno a casa tua, vuoi sapere chi è o no? O inviti l'uomo in generale? No, tu non inviti l'uomo in generale, inviti un uomo molto preciso. Quindi dobbiamo sapere, quando invochiamo lo Spirito, l'effetto dello Spirito. Non solo chi è, ma l'effetto. Cosa fa? In me. E così lo invocherò con molta più consapevolezza. Allora ho cominciato dai vari attributi. Ho parlato a Cavalese, ho parlato a Rovereto. Voglio però riprendere un po' quello che ho detto ieri a Rovereto, mi scuseranno la Rosanna e Rolando, sono due aggettivi che però credo importanti e poi ne dico degli altri. L'aggettivo che ritengo importante per capire quando invochiamo uno spirito e chi invochiamo, ce lo dice lo stesso Gesù, perché Gesù a un certo punto chiama lo Spirito Santo e gli dà il nome. Dice: io pregherò per voi ed egli vi darà un altro paraclito. Vado più brevemente rispetto a ieri, perché rimanga con voi per sempre. Quindi Gesù dice: vi manderò, non dice neanche lo Spirito, gli dà proprio il nome, vi manderò il paraclito. E poco più avanti dice: il paraclito che il Padre manderà, prima dice che lo manda lui, poi dice che lo manda il Padre, però che manderà nel mio nome, lui vi suggerirà ogni cosa. Quindi su questo nome non sbagliamo, perché lo ha dato Gesù, e qui non è neanche San Tommaso o chi volete voi. Gesù Cristo, Domine Dio, che chiama lo Spirito Santo col suo nome, e quindi anche noi dobbiamo chiamarlo col suo nome, che è Paraclito. Ora, cosa vuol dire? Se io dico vieni Spirito Paraclito, una parola greca che bisogna capire un po' meglio. Il significato più proprio di questa parola, tradotta in un termine moderno, è avvocato. Però il termine moderno può dirci poco, perché l'avvocato per noi è uno che ha una funzione molto precisa. Se voi venite arrestati, caro Bartolomeo, vi dicono: vuole l'avvocato difensore o chiama uno lei? Siete stati mai arrestati? No. Guardate che una bella esperienza. Vi danno l'avvocato, perché se vi arrestano vuol dire che c'è un'accusa, che c'è un pubblico ministero che è già lì e dice: questo ha fatto così e così. Siccome difenderci da soli davanti al giudice non è così facile, ci danno o paghiamo profumatamente un avvocato. Gesù chiama lo Spirito avvocato. Questo vuol dire che c'è un pubblico ministero, che c'è un accusatore in circolazione. Se Gesù dice: vi do l'avvocato, chi è l'accusatore?
Domanda molto facile, perché c'è scritto nel libro dell'Apocalisse. Il nome del diavolo, demonio, che nell'Apocalisse è citato ripetutamente, è proprio l'accusatore. Quindi il diavolo, oltre le varie funzioni, il tentatore, eccetera, eccetera, prendiamo i nomi biblici, su quelli non si sbaglia mai. Viene detto che il diavolo è l'accusatore. Allora cosa fa il diavolo? Accusa. Linguaggio di tribunale, prendiamolo perché è questo, pubblico ministero. Allora, accusa Dio davanti agli uomini e accusa gli uomini davanti a Dio. Cosa vuol dire che accusa Dio davanti agli uomini? A noi dice, col dito puntato, a noi uomini, che Dio non è buono. Su questo potrei fare 3 ore di riflessione, ma vi procurerei un grave stato di sonnolenza pure. Però è così anche nel peccato di Adamo ed Eva, cioè il demonio dice Dio non è buono, Dio non è padre. Questa accusa viene fatta da lui direttamente, ma viene fatta anche dagli uomini che gli prestano la voce, cioè la sentiamo noi nel cuore, ma tante volte viene fatta anche da quelli che abbiamo in casa, che ci dicono, ecco, con tutte le tue preghiere, vero Laura? Tuo marito, non so, adesso è andato via, ma con tutte le preghiere che dici, se Dio fosse quello che dici tu, ti avrebbe già ascoltato. Sono 30 anni che preghi e va sempre peggio. Quindi vuol dire che Dio non è buono, o addirittura che non esiste. Accusa Dio davanti agli uomini e accusa gli uomini davanti a Dio. Cioè lui va da Dio, ci va, e dice, guarda che Bartolomeo Miotti che tu vuoi portare in paradiso, quel giorno là, quell'ora là, quel momento là preciso, l'ho visto io che ha fatto quello. Il guaio è che l'ha fatto davvero. Quindi il diavolo ci azzecca, perché le sa le cose. Quindi, questo lo dico non per fare un linguaggio poetico, ma perché nel libro di Giobbe, lo conoscete? Al primo capitolo, Satana si presenta davanti a Dio e gli dici, ma questo Giobbe di cui tu parli così bene, si sente tanto parlare, credi che sia così bravo? Prova un po' a toccarlo, gli dice, cavagli un po' i figli, la moglie, le bestiame, le proprietà. Sì, sì, fai pure. Però mi cava tutto, conoscete, no? E Giobbe rimane integro. Allora il diavolo va di nuovo da Yahweh e gli dice, fagli un'altra cosa, vedrai che sarà così. Anzi, Dio gli dice, visto che è rimasto integro, visto che è rimasto buono, è quasi anche simpatica questa, però nasconde una verità, cela una verità, non è una favoletta. Il diavolo gli dice, togligli la salute, che è il bene più prezioso, o meglio, per la vita di qua giù, la salute, tutti ci tengono, giustamente. Gli vengono tutte le malattie dell'universo, Giobbe però rimane fedele. Poi ci sono 39 capitoli in cui Giobbe ne dice di tutti i colori, però rimane fedele la famosa frase, Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Allora vedete che il diavolo accusa gli uomini davanti a Dio. Quando noi moriremo ci sarà questa accusa. Bartolomeo, adesso ti sei messo in prima fila per cui con te, si presenterà tutta la tua lista e tu da solo, poveretto, come fai? Allora lì cosa succederà? Ci sarà l'avvocato difensore. E l'avvocato difensore, Gesù, sapendo che abbiamo le costole un accusatore, ce lo dà. Ve lo do io l'avvocato, lo Spirito Santo. Tra l'altro questo accusatore non è soltanto per la fine dei tempi, frena moltissimo anche la vita di quaggiù. Sapete quante volte io ascolto persone bloccate dai peccati passati? Hanno una memoria dei peccati passati, anche che hanno subito, non solo che hanno commesso, che non li scuote, lo sono fermi lì e loro dicono non posso essere gradito a Dio perché sono colpevole davanti a Lui e non progrediscono, si fermano lì. La memoria del peccato ha una tale potenza che non camminano nella fede. Questa voce, se ce l'avete, va distrutta e sbaragliata dalla consapevolezza che abbiamo l'avvocato difensore. Da un'altra parte Gesù dice, quando vi porteranno davanti ai tribunali, eccetera, mettetevi bene in testa di non preparare prima il discorso,
ci penserà, no, dice testualmente, in quel momento vi saranno suggerite le parole, sempre dall'avvocato difensore. Allora, noi abbiamo un avvocato, lo sapevate? Forse no. Ebbene, sono venuto a Bolzano proprio apposta per dirvelo. Abbiamo un avvocato, state tranquilli. Ci fossero le accuse più pesanti, abbiamo un avvocato. Tra l'altro, c'è anche un dogma, adesso qui però sconfino un pochettino. Coloro che noi abbiamo beneficato, coloro ai quali abbiamo fatto del bene, saranno, questo l'ho letto, sapete che non mi ricordo dove, però l'ho letto da qualche parte, che faranno parte di coloro che ci salvano, perché diranno nei confronti di questo immaginario tribunale, no, 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 noi abbiamo ricevuto dal bene da quella persona, quindi è vero che quel giorno Bartolomeo ha fatto, perché lo sanno anche loro, anche qui sono in paradiso, ha fatto questo, questo e questo, però quel giorno tale Bartolomeo mi ha fatto del bene, quindi questo rimane. Quindi più beneficate, è anche interesse nostro, no? Più fate del bene, più accumulate tesoro in cielo. Loro diranno, no, è vero signore, quello è un grande peccatore, ma quel giorno mi ha dato una cipolla che avevo fame. Bene, questo avvocato lo abbiamo. E quindi dobbiamo stare anche tranquilli, non difenderci troppo, non difenderci troppo. Quando siamo accusati, non difendiamoci troppo. Diciamo la verità, diciamo quello che siamo, diciamo quello che conosciamo. Ci pensa il Signore a difenderci. L'episodio chiave che cito spesso è quello di Stefano. Vediamo, vediamo, lui dice, vedo Dio, vedo il Signore alla destra del Padre che mi viene incontro. E questi furiosi cominciano a tirargli delle pietre, lo uccidono. Ma Pietro, Stefano cosa dice? Ci spiega? Dice, no, ma perché mi lapidate? Adesso vi spiego bene cosa ho visto, questo non è un peccato che merita la lapidazione. No, lui sta zitto, padre, perdona loro. In questo caso lo spirito, mi dite, ma non è stata una gran difesa in questo caso. Non è vero, non è vero. Non è compito di Stefano difendersi. Ci pensa lo Spirito Santo. E se tace... va bene la morte, d'accordo? È bene così. Voi tacete, non vi difendete se vi accusa. Ci pensa l'avvocato. Voglio vedere se ci riuscite alla prossima accusa che vi fanno. Di qualsiasi genere, vostro marito, dico una cosa molto semplice, vostra moglie, appunto quando vi dico con tutte le preghiere che fa, sì, continuate a pregare. Ci pensa l'avvocato. Abbiamo l'avvocato. Allora, quando noi invochiamo lo Spirito Santo, sappiate che lo Spirito fa l'avvocato, il mestiere. Ha detto Gesù, d'accordo? Quando avete bisogno, quando siete indifesi, quando il diavolo vi salta addosso, e salta addosso, quando il diavolo accusa, zitti, zitti, non parlate. Fate parlare il vostro avvocato. Silenzio stampa. E l'avvocato è molto più forte del diavolo. Anzi, noi sappiamo già che gli argomenti dell'avvocato distruggono gli argomenti del diavolo. Perché l'avvocato da chi va a prendere la sua forza? Dal sangue di Cristo, non c'è neanche il crocifisso, c'è l'immagine. L'avvocato dice, sì, è vero che è un peccatore, però ha creduto in Cristo. Il suo argomento è questo. Vieni Spirito Santo, adesso lo invoco io per voi. Vieni avvocato difensore, siamo attaccati dal diavolo accusatore, ognuno ha la sua, non la so io, tu la sai, vieni con potenza, difendici tu, porta tu gli argomenti di Cristo davanti al nostro accusatore e noi saremo salvi. La sentenza è già fatta, stupendo, no? Avvocato ricevuto da Gesù. Secondo, il significato di paraclito vuol dire anche consolatore. Ora, la consolazione è un, si può dire, un ambito molto importante nella Chiesa, un po' trascurato. Se Gesù dice che lo Spirito Santo è colui che consola, chi è che deve essere consolato? Uno che è nell'afflizione, uno che è triste, uno che ha tanti problemi. Chi è che non ha problemi? Alzi la manina. Sono tutte le mani. Bene, allora avete tutti bisogno del consolatore. Quando avete bisogno di una consolazione, da chi andate? Per primo, avete una tristezza, a chi la dite? Nessuno? Alla moglie? Marito? Tutte cose buone, vediamo.
La dite all'amico? La dite al parroco? Non la dite a nessuno. Oh, nessuno mi ha detto, lo dico al consolatore. Hai detto? La prima persona, questo non vuol dire che gli altri sono esclusi, non vuol dire questo, anche Gesù, non c'è scritto nel Vangelo, ma credo che ogni tanto andasse dalla Madonna e dicesse, senti, c'è quel Giuda lì che non ce la faccio più. Nel Vangelo non c'è scritto, ma posso pensare che andasse dalla sua mamma, no? I vostri figli vengono a consolarsi ogni tanto dalla mamma? Però a voi mamme piacerebbe che il figlio venisse a essere consolato da voi. Ebbene, dico, figli, prima di andare dalle mamme, andate anche dalle mamme, ma immediatamente andate dallo Spirito Santo, che è il Consolatore, e invocatelo come Consolatore. Vieni, Spirito Consolatore, aiutami in questa tristezza, aiutami in questa afflizione. Isaia 40, Dio dice, consolate, consolate il mio popolo. Te lo ricordi, Bartolomeo? Tu che sai la Bibbia a memoria. Cioè, Dio manda il profeta a consolare il popolo, va a consolare il mio popolo. Quindi è una missione importante, anche di noi sacerdoti. Anche a me il Signore ha detto, quando sono stato ordinato sacerdote, va a consolare il mio popolo. E che cosa faccio io? Come faccio a consolare il popolo? Dico, coraggio, state allegri? Diceva anche San Filippo Neri. No. Consolazione per me consisterà nell'essere strumento perché voi invochiate lo Spirito Santo. E lo Spirito può usare di me, può essere, io posso essere strumento valido quando esercito il ministero della consolazione. Che guardate, è importante, perché la consolazione fa sì che l'anima sia, come dire, trovi una certa pace, trovi una certa, una certa pace nel vivere il suo rapporto con Dio e con gli uomini. Però ha bisogno di una parola, ha bisogno di una presenza. In comunità, per esempio, sapete che ci sono degli afflitti che hanno bisogno di essere consolati. Quindi è vero che il consolatore è lo Spirito, ma è vero che usa degli strumenti umani che siamo noi. Abbiamo questa funzione di consolarci gli uni gli altri. È l'inizio della prima lettera ai Corinzi. Benedetto sia Dio che dice, che mi sfugge, non vorrei dire delle fesserie, che ci ha consolati con ogni benedizione affinché noi potessimo consolare coloro che a loro volta si trovano nella afflizione. Quindi la consolazione è un ministero importante. A volte noi invece facciamo che cosa? Consoliamo noi stessi e accusiamo gli altri. Perché consolare se stessi, quando uno è nell'afflizione, è la cosa che subito uno cerca. Allora cerchi di consolarsi, in che maniera? A volte con peccato, altre volte con cose buone, però che distraggano dalla sofferenza, che mi tolgano dalla sofferenza. Per esempio la televisione, adesso non è che voglio parlare della televisione, ma mi consolo guardando, qualcosa, tipo Baudo Show, mi consolo, oddio, non è una grande consolazione, ma mi distraggo. No, se tu hai questo problema, quando spegni Pippo Baudo ti è rimasto il problema, anche se per 2 ore non ci hai pensato. Affronta direttamente il fatto, invoca lo Spirito di Dio. Noi consoliamo noi stessi e accusiamo gli altri, invece dobbiamo fare il contrario, vero o no? Consolare gli altri e accusare noi stessi, perché nell'accusa di me il peccato viene distrutto. E citavo ieri Rovereto, a proposito di questo, la preghiera di San Francesco. Un Signore fa che non cerchi di essere consolato, ma di consolare. Ricordate? E chi è che è detta consolatrice? La Madonna, piena di grazia. Chi è che è detta avvocata? Avvocata nostra. Dunque, siamo davvero colei che è piena di Spirito Santo e colei che porta la consolazione. E quella che porta la difesa. Bene, passo oltre. Però questi due attributi ricordiamoceli sempre. Quando invochiamo lo Spirito Santo, invochiamo l'avvocato, il consolatore. Allora capite che va invocato spesso, perché dell'avvocato ne abbiamo bisogno spesso, del consolatore ne abbiamo bisogno spessissimo. Lo Spirito Santo è anche il distributore dei doni. Quindi tutti i doni che riceviamo da Dio
vengono da Dio, dati nello Spirito Santo. La Chiesa dei primi secoli, la Chiesa apostolica, è una Chiesa in cui c'è una manifestazione di doni dello Spirito Santo straordinaria, tant'è che noi ci chiediamo: ma che fine hanno fatto questi doni? C'è il profeta, c'è l'apostolo, c'è chi guarisce, c'è chi parla in lingue, c'è chi cosa fa? Fa il dono della, ricordate? Profezia, c'è il dono di interpretare la profezia. Questi che chiamiamo carismi sono doni dati allo Spirito Santo, dallo Spirito Santo a ciascuno di noi. C'è un'azione carismatica dello Spirito, non importa essere del rinnovamento dello Spirito, l'azione carismatica, cioè il dono dello Spirito, è dato alla Chiesa. Ed è un'azione fuori di sé, cioè voglio dire, lo Spirito è lo Spirito, è il dono per eccellenza. Però si manifesta in ciascuno in modo diverso, e qui sta il bello, e qui sta il bello, ognuno in modo diverso. Quindi c'è uno spirito di unità. Un solo spirito, un solo battesimo, cosa dice? Una sola azione di grazie, un solo corpo e un solo spirito. Ma questo spirito ha una varietà di manifestazioni diversa a seconda delle persone e a seconda di chi lo riceve. Quindi a ciascuno è dato il dono di grazia. Adesso io leggerò questo brano, 1 Corinzi 12, versetto 4, in cui vi prego di fare attenzione, perché dopo chiederò a ciascuno di tirare fuori il suo carisma. Vi sono diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversità di ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversi, vedete com'è? Diversità, unità. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio. E a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Avete capito questa parola a ciascuno? Anche Maria Grazia? A ciascuno, non a qualcuno. Quindi siamo qua in 70? Ci sono 70 doni particolari dello Spirito. Che lo sappiate e che non lo sappiate, che lo vogliate e che non lo vogliate. Se avete ricevuto lo Spirito Santo, è uno e vi fa un solo corpo. Ma a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Adesso un momento, non cominciamo subito a dire chissà qual è il mio dono, lo voglio subito esercitare. Bisogna scoprirlo, perché è per l'utilità comune. E poi dice, per fare degli esempi. A uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza, quindi dice San Paolo, siamo in 70, la Gina per esempio potrebbe avere il dono del linguaggio della sapienza. Poi dice, ma ho già 90 anni e ancora non lo sapevo. A un altro invece, per mezzo dello stesso Spirito, il linguaggio della scienza. Avete il linguaggio della scienza? A un altro la fede. La fede è un dono dello Spirito, però viene dato a ciascuno in modo diverso. A un altro il dono di far guarigioni per mezzo dello Spirito. Tutti, voglio io questo dono. O no? Il dono di far guarigioni. No? Però se avessimo, in maniera imparziale, se avessimo un malato in casa, però... uno dicesse, se avessi il dono di fare guarigioni, lo userei per il bene comune. A uno il potere dei miracoli. Siete tutti timidi di fronte a questo potere dei miracoli, eh? Il Signore dice, lo Spirito dà a uno il potere dei miracoli. Andiamo avanti. A un altro il dono della profezia. A un altro il dono di distinguere gli spiriti, cioè il dono del discernimento. A un altro le varietà delle lingue, parlare in lingue. A un altro, infine, l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e medesimo spirito che le opera, distribuendole a ciascuno, siamo sempre lì, come vuole lui. Allora, noi abbiamo
i doni dello Spirito, ciascuno il suo, e abbiamo, come si può dire, il dono grande che è lo Spirito Santo, che viene comunicato alla Chiesa nei sacramenti, battesimo, Eucaristia, ogni volta che la confessione c'è un'altra effusione dello Spirito. Questi sono oggettivi. Invece i carismi sono i doni, come dire, il sacramento è il dono fatto alla Chiesa per santificare i singoli. I carismi sono i doni fatti ai singoli per santificare la Chiesa. Vedete come c'è questo scambio reciproco, ricchezza reciproca? I sacramenti sono santità oggettiva. Quando io mi comunico, c'è lo Spirito Santo oggettivamente. E quindi questo è il dono che Dio fa alla Chiesa per santificare i singoli. Poi dà ai singoli dei doni diversi per santificare la Chiesa. E la Chiesa ha bisogno di tutti e due. Fino ad ora forse, no, fino ad ora, forse se pensiamo alla Chiesa degli ultimi anni, si puntava molto sul primo aspetto e i carismi facevano un po' paura. Il primo aspetto è la santità oggettiva, che c'è, ho detto, Papa, Vescovi, Sacerdoti, Preti, tutto quello che passa da loro è giusto. Quando arriva Mister X che dice io ho il dono della profezia, subito, un momento, aspetta un attimo, perché il dono dato al singolo fa paura. Viene dato per santificare la Chiesa, ma spesso ci possono essere delle tensioni, delle paure, perché va verificato se è un dono dello Spirito, ma viene dato ai singoli per santificare la Chiesa. Allora, i carismi, i doni, non devono diventare una minaccia, perché se Dio li dà, vanno esercitati, e vanno esercitati bene, ma Dio li dà, e non dobbiamo essere noi a dire no, io non sono, non è roba per me, io mi accontento di quella linea dritta, sacramenti, Papa, Vescovi, lì sono sicuro. No, non è vero, perché nella comunità apostolica chi profetava, chi faceva miracoli, non erano solo gli apostoli, era anche la gente comune che aveva ricevuto lo Spirito Santo. Quindi noi possiamo esercitare e dobbiamo esercitare ognuno il proprio carisma. Allora, qual è il nostro carisma? Qual è? Innanzitutto il carisma deve essere esercitato, importante questo, per il bene comune. Cioè quello che viene dato a me non è per me. È importante questo aspetto, è per il bene comune. Quindi se io mi trovo in una comunità, e mi trovo nella comunità dei figli di Dio, certamente il Signore mi ha dato un carisma da esercitare nella comunità, che può essere comunità grande che la Chiesa, intendiamoci, però più facilmente nella misura umana è la comunità cristiana locale nel quale devo esercitare. Voi sapete qual è il mio carisma? No, non ditelo. Se lo sapete, io dovete pretendere che io lo eserciti, perché Dio me lo ha dato. Non dovete dire ma quello lì che esercita quel carisma, chi si crede di essere. No, dovete pretendere che lo eserciti, perché se il Signore ha dato a me quel carisma, lo ha dato per voi, non per me. Il problema nasce quando io mi presento, come dire, sulla, questo carisma mi fa grande davanti a voi, sulla sedia gestatoria. L'altro giorno è venuto il gruppo di Livorno, c'è il padre in carrozzina, quattro uomini l'hanno sollevato con la carrozzina. Il padre non è leggero, Insomma, comunque il padre su sta carrozzina elevato sembrava il Papa sulla sedia gestatoria. Ho detto, padre, manca solo che dia la benedizione e i sacri flabelli che usavano al tempo di Pio XII. E il padre era lì che sorrideva e salutava tutti. Ci stava alla sedia gestatoria, la sedia a rotelle, potete immaginare, l'hanno anche fatto un filmino per cui si vedrà il Papa sulla sedia gestatoria a rotelle. Il padre certamente ha un grande carisma. Il segreto è poi l'umiltà, ma adesso ne parlo di questo, per esercitarlo, però è per il bene comune. Quindi, attenzione, il carisma del padre, dico di uno che conosco, è arrivato a me con una potenza tale che mi ha rovesciato come un calzino, come si usa dire, mi ha rovesciato, ma il dono suo ne ho goduto io, e come se ne ho goduto io. Quindi certamente lui ha dei doni che io non ho, certamente, ma io non sto a dirmi, accidenti se io avessi i suoi doni.
mi fa un po' di gelosia e di invidia perché lui è così dotato e io no. No, nella comunità non c'è questo, perché il dono suo è per me, ne godo io, quindi meno male che c'ha questo dono lui. Solo che è difficilissimo vivere questo, perché appena uno c'ha un dono, tutti a dire, però perché non ce l'ho io quel dono lì? Per esempio, uno ha il dono di fare miracoli. Ditemi la verità, voi ne godete o un pochino lo invidiate? Proprio la verità, verità, verità. Beh, non rispondete, lasciatela nel vostro cuore. Se uno ha il dono della sapienza, mettiamo tra i preti, ci sono solo io di preti qua, uno c'ha il dono della predicazione, masse che vanno da lui. Gli altri preti sono contenti che le masse vanno da lui o dicono perché non vengono da me? Vedete che il dono, Padre Pio, che si vedeva a file di gente, ha dovuto combattere tutta la vita, perché gli altri frati del convento non erano Padre Pio. Dunque, i carismi sono dati alla comunità per il bene comune. Anzi, oltretutto, quando un mio fratello ha un bene che io non ho e ne godo io, la cosa, come dire, va meglio a me che a lui. Perché lui può essere tentato di vanagloria, io no. Cioè io mi becco il suo dono, me lo succhio, me lo tiro e viene a me, ma le tentazioni di vanagloria le lascio a lui. Quindi siamo al massimo qua. Quindi il massimo desiderabile sarebbe non aver dono, o meglio, ma ognuno c'ha il suo, ma averne uno molto modesto, quindi io così dopo non ho tentazioni di vanagloria, e mi prendo tutti i vostri. Ma lui è favoloso questo. A uno ha il dono di far bene da mangiare, perché mica solo ci sono il dono di far grano. C'è uno che ha il dono di far bene da mangiare. Benissimo. Non deve essere una scusa per essere un pigrone e non far da mangiare. Però io ne godo, scusate. È un dono che Dio ha dato a tuo fratello. Deve esercitare. Ma sapete anche noi nella nostra vita comune, lasciamo stare come facciamo da mangiare. Però appena becchiamo uno che sa fare bene da mangiare, subito diciamo, ecco, questo è il tuo carisma. Devi esercitarlo. E non deve essere una scusa per gli altri o per mangiare bene o per non far da mangiare. Il giorno che poi tocca quello che non sa far bene da mangiare, noi pensiamo, ecco, quando tornerà quello che ha il carisma, lo aspettiamo con gioia. Quindi, il segreto per vivere il dono dei carismi senza avere la vanagloria di dire il mio carisma è più grande del tuo è innanzitutto questo, cioè l'esercizio comune del carisma, e secondo è, si potrebbe dire, l'umiltà della consapevolezza che non è dato a me per me, ma è dato a me per altro. C'è una, come dire, l'umiltà agisce da isolante. L'isolante, sapete cosa fa? Isola la potenza in modo che la scossa elettrica non venga presa da chi tocca il filo. Dentro passa l'energia, però chi tocca il filo non se la prende, perché c'è un qualcosa di isolante, e questa è l'umiltà. I grandi santi sono molto umili, sono ricchi di doni. Anzi, più uno è umile, più l'esercizio di questo carisma viene fuori, perché Dio lo vuole, ce n'è bisogno. San Paolo cosa dice? Aspirate ai carismi più alti, non dice neanche cercate così di vivere alla buona, aspirate ai carismi più alti. Quindi ci sono dei carismi alti, aspirare è una cosa buona. E San Paolo poi dice anche, questo circolo nei seminari, chi aspira all'episcopato desidera una cosa buona. Il seminario ci dice, io sono la vocazione da vescovo, no, aspetta un attimo, prima bisogna verificare la vocazione sacerdotale. Ma San Paolo dice, chi desidera essere vescovo desidera una cosa buona. Quindi se io vi dico, adesso non so cosa penserete voi, vorrei essere vescovo, voi cosa mi dite? Piano, piano. Ma San Paolo dice, desiderate una cosa buona. Allora, non abbiate paura dei carismi, aspirate ai carismi più alti, venendo a noi, nella nostra comunità. Io quello che vi chiedo è l'esercizio dei carismi, perché Dio lo vuole. Allora ognuno scopra il proprio carisma. Ci può essere per esempio il carisma di far bene l'assistente di gruppo, lo dico nella comunità. Certo, questo carisma ci vuole uno che faccia discernimento su questo carisma. Però se una persona, pure se di gruppo, mettiamo, ha il dono di sapere comunicare, di saper parlare con i bambini,
Non tutti hanno sto carisma. C'è chi ce l'ha, c'è chi non ce l'ha. Se ce l'avete, usatelo, tiratelo fuori, parlate con i bambini. Se avete il carisma della pazienza, perché il Signore ha dato a voi un dono che non è vostro, che ve lo ritrovate, esercitate, esercitate, portate là dove siete il dono della pazienza, nel gruppo, nella comunità, nella chiesa. Per fare il papà, per fare il medico, per fare il vostro lavoro, ci può essere una modalità carismatica di farlo e una modalità di farlo così, all'amore. Dovete chiedere al Signore il dono dello Spirito per vivere quello che voi fate con il dono dello Spirito. Cioè, voglio dire, con quella parte di Spirito Santo che vi fa vivere il vostro esercizio per il bene comune. Ricordatevi che tutto è dato dal Signore per l'utilità comune, lo dice San Paolo. Allora, prima ho detto, adesso ognuno di voi scopre il proprio carisma. Prima ho detto, voi sapete che è il mio carisma, ho visto qualcuno che diceva, forse io lo so. Io so di molti di voi, perché vi conosco, insomma abbastanza, credo di aver capito qual è il vostro carisma. Guai a chi dice no. Io questo non ce l'ho, guai, perché anche, come dire, questa umiltà blocca l'azione dello Spirito. Voi dovete riconoscere qual è il vostro carisma. Quando l'avete riconosciuto, dovete esercitarlo, perché il Signore ve l'ha dato. Piacerebbe adesso, ma non posso farlo, che voi scriveste il vostro carisma su un pezzetto, vi metterei in grave difficoltà, su un pezzetto di carta, perché poi vi verrebbe il dubbio a dire, ma poi sarò così modesto, non avrò sbagliato. Vedete che non ci avete mai forse pensato? Non avete pensato ai doni che Dio vi ha fatto? I doni proprio a voi, personali, che non ha fatto ad altri, che li riconoscete. Bene, quel dono lì, vi ripeto, viene dall'alto, quindi esercitatelo, vivetelo in sommo grado, per il bene comune. Vi chiedo di vivere questo, non a nome mio, ma per lo sviluppo della comunità. Una comunità così, che gode dei beni degli altri, anche se siamo pochi, 50, 60, ma sapete che ricchezza di comunità, che ricchezza di comunità, perché ognuno il suo lo mette a disposizione. Ecco, il Signore, tante volte io dico, ma se il Signore mi desse di fare dei miracoli, non sarebbe bello? Io sarei contento, ma scusi, i miracoli sono da esercitare, non c'è l'etichetta, ma da esercitare in un ambito comunitario. Ma tu, una volta ve l'ho detto anche altre volte, ho avuto la tentazione di fare un miracolo, mi sono fermato 5 minuti prima. Veramente sapete. C'era uno che era in coma all'ospedale, che il padre pregava per lui. E io ero lì in camera che stavo studiando, che stavo facendo. Mi è venuto in mente come se il Signore mi dicesse, allora tu vai all'ospedale, vai da quell'uomo, davanti al suo letto in coma, e gli dici, nel nome del Signore alzati e cammini. Scusa, non lo dice così il Vangelo. Vedete cosa ho fatto? Sono alzato, ho preso la mia giacchetta, ho preso la Vespa, allora c'era la Vespa, la mia San Sede, e questo stava a Careggio all'ospedale. A metà strada mi sono detto, e stavo andando là, ma cosa sto facendo? Se poi arrivo lì, c'è la moglie, i figli e tutto, arrivo io come un Panzer, entro, fermi tutti, nel nome di Gesù alzati e cammina, e questo non si alza, cosa faccio io? Non ci va. Sono arrivato all'ospedale di Careggi, non va. Ho fatto retromarcia, sono tornato a San Sergio. Me ne sono sempre pentito. Questo è successo anni fa, saranno almeno 15 anni. Ho avuto paura. Ho messo un limite all'azione dello Spirito, perché mi è arrivato proprio qui, tac, dall'alto, vai e digli questo. Negli Atti degli Apostoli non dice questo, lo Spirito Santo è noi, lo Spirito Santo manda Barnaba a predicare. Lo Spirito Santo manda Serafino a guarire, e questo dice, no, ma poi scusa, se poi non, io non ci riesco, che figura faccio io? Fine di tutto, fine del cristianesimo, fine dell'azione dello Spirito. Serafino con l'abito su e legge la Bibbia, poi non la fa, o meglio, non obbedisce. E ancora la curiosità dopo tanti anni di sapere se questo sarebbe marito. Ma volete che vi dica la verità? Per me sì. Perché se l'avessi fatto in spirito d'obbedienza, l'avrei fatto per il bene comune. Ebbene,
Ci fu un sacerdote, tra l'altro, non della comunità, che mi disse a me: ma perché tu non chiedi questo dono per la tua comunità? E io sono sempre lì, ma è sì, adesso chiedo questo dono per la mia comunità. Devo riconoscerlo in me più che chiederlo, devo riconoscere che il Signore me lo ha dato. Posso anche chiedere, che San Paolo dice, aspirate ai carismi. Allora, perché non lo facciamo gli uni con gli altri, nel nostro gruppettino? Siamo nel gruppetto di 7-8 persone qui a Bolzano, facciamo i nostri incontri, esercitiamo questo dono che il Signore... Quanti minuti ho qua ancora? 5 minuti? 10 e mezza? Sì, allora ancora 5 minuti. Esercitiamo questo dono, perché tutti noi abbiamo questo carisma. D'accordo? Anche tu che vieni dall'Ucraina, chissà quanti bei doni il Signore ha messo nel tuo cuore che io non conosco e che tu invece sai. Tirali un po' fuori oggi. Per esempio, se sai fare da mangiare bene, tiralo fuori oggi, è una buona occasione. Oggi mi ha preso in rosticceria. Se hai il dono, ecco, della pace, di portare la pace, del sorriso, della gioia, ma mandalo un po', comunicalo un po' alla gente triste, non più che queste persone siano tristi. Ma vai un po' fuori a Bolzano, guarda, ne trovi tante nuove. Grazie a Dio per tutto. Sta esercitando un carisma, il carisma del ringraziamento. Allora devi esercitarlo ancora di più, riconoscerlo nel tuo cuore per il bene comune. Il giorno che ti accorgi che è per te, piuttosto chiedi al Signore che te lo dà, se ti accorgi che è per te. Concludo. Un'altra azione dello Spirito Santo è la vita di grazia. Maria, che è piena di Spirito Santo, è piena di grazia. Ora, cos'è questa grazia? È un nome dello Spirito Santo. Non è un nome biblico, è un nome della tradizione. Cosa vuol dire grazia? Grazia vuol dire un dono gratuito. Quando io faccio la grazia a uno che è in carcere e dico guarda, vai fuori, amnistia, amnistia vuol dire dimenticanza di tutto, ti faccio la grazia. Però la grazia ha anche un altro significato, no? Quando diciamo una persona che ha grazia, cosa intendiamo? Che fa quelle cose con grazia. Questo non è un mio carisma, lo dico subito. Fare le cose con grazia non me lo riconosco. Cosa vuol dire? Fare le cose con dolcezza, fare le cose con gusto, fare le cose con delicatezza. Quella è una persona che... Allora, la grazia ha due significati. Vuol dire dono gratuito, ma anche fare le cose appunto in modo, non dico virtuoso, appunto in modo bello, in modo che trasparente, che traspaia una tua vita interiore. Allora, la grazia è lo Spirito Santo. E guarda caso, negli Atti degli Apostoli, moltissime lettere nel Nuovo Testamento, grazia a voi e pace da Dio. Quando io auguro grazia a voi, auguro che ci sia lo Spirito Santo, che è dono gratuito, gratis, famoso, no? Grazia vuol dire dono dello Spirito. Il cuore della Chiesa è la vita di grazia, la vita dello Spirito, che fa fare agli uomini atti di grazia, li rende graziosi. Scusate il giro di parole, ma è così. La persona graziosa è una persona che ha grazia. La grazia vuol dire che ha il dono dello Spirito, anzi, la parola graziosa è un dono dello Spirito, è una parola cristiana. Quindi tu, io posso dire, sono grazioso. Non esaltarti, no, prima ci dici il dono dei miracoli, poi ti presenti dicendo io sono grazioso. Oggi siamo proprio nella fiera delle vanità, e invece no, è lo Spirito che vi fa graziosi, voi siete tutti graziosissimi. È vero, siete graziosissimi, bellissimi direi tutti, perché avete la grazia, dovete vivere in grazia. Dovete vivere in grazia. Quindi la grazia è l'identità della Chiesa, è il nucleo della Chiesa. Non sono le opere pubbliche che costituiscono la Chiesa, ma è la grazia di Dio che vive nella Chiesa. Tutta la bellezza della Chiesa è questo nucleo centrale, questo volto dentro. Noi abbiamo già ricevuto lo Spirito e quindi noi partecipiamo della, all'inizio già dei frutti della gloria. Non ricevete in vano, dice San Paolo, la grazia di Dio. Il guaio è che noi possiamo vivere in disgrazia, che è il male peggiore, che è la vera tragedia dell'uomo, alla quale noi non riflettiamo mai. Noi diciamo che uno è un disgraziato se si rompe una gamba o se ha una grave malattia, ma uno che vive in disgrazia non lo compiangiamo, invece dovremmo compiangerlo molto di più
di qualsiasi altra malattia o disgrazia che può succedere. Non avere la grazia di Dio. Non avere la grazia di Dio. Quando si dice siamo fuori dalla grazia. È il male peggiore, sapete. Se vivete in grazia siete graziosi, belli. Anzi, il santo è anche bello. Persino il curato d'Ars, che era brutto, veramente, come la fame, quando lo vedevano, dicevano che era bello. La grazia di Dio rende bello. La Madonna è bellissima, per esempio. Tutta bella sei Maria. Perché è bella naso, occhi, eccetera. Anche d'Ars, sì, intendiamoci. Ma soprattutto è quella bellezza interiore. Per dire il padre, chi non lo conosce, mi dirà, questo cita sempre il padre. Lo cito, sì. È un uomo bello. Se lo andate a vedere è brutto, la fisionomia, la morfologia, o no, non so, questo non aspetta mai a dirlo, ma quando lo vedi in faccia, specialmente adesso, completamente abbandonato al Signore, gli dobbiamo far tutto, gli facciamo tutto come gli anziani, lavato, vestito, eccetera, eccetera, ha perso il senso dell'autonomia, come ogni uomo che fa tutto da solo, ora si deve far tutto, è diventato di una bellezza incredibile, ma lo guardiamo proprio così con gli occhi, che bello che è un uomo bello, ma è lui bello? Qual è la grazia di Dio, la grazia che ha, la vita di grazia che fa, che rende bello. Quindi, se Gesù ha detto tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, c'è anche un mistero di bellezza da riscoprire, ma questo mistero viene solo dalla grazia, non dalle ore che è stato lo specchio, non so quanto ci state, qui ci sono dei giovani, o anche le anzianotte, diciamo che non dipende dalle ore in cui vi guardate, dipende dalla vita di grazia. Quindi concludo dicendo, quando invocate lo Spirito Santo, sappiate che anche che diventate belli per Dio e per gli uomini, perché la grazia si riflette esteriormente e uno diventa appunto grazioso, vive con grazia e attira le persone, perché dicono guarda com'è bello quello. Sono convinto che anche voi abbiate visto qualcuno trasformato da Dio e abbiate detto è diventato diverso, è diventato più bello, non solo più buono, è diventato anche più bello. Invece quando uno vive sempre nel peccato e anche diventa più brutto, no, forse sbaglio, però non so, nell'espressione, nel modo di essere, ci sono delle persone bellissime e non sanno di saperlo, andiamo a cercare allora l'interno, ma dico, siete voi. Quando dunque, riassunto finale, vedete quando invocate lo Spirito, che razza di roba che invocate su di voi? L'Avvocato, il Consolatore, poi gli abbiamo detto colui che purifica, colui che mi fa l'espressione del mio carisma, potenzia il mio carisma per il bene comune, e anche colui che mi fa bello, perché mi fa vivere in grazia. E quindi mi consola con un mistero di bellezza che è in fondo il veicolo, diciamo, è la gioia della nostra vita insieme.